Allora, facciamo un'altra aggiunta a questo video che ho appena finito prima, e che ci sono un po' di rumore. Ci sono tanti rumori. Ecco, ci siamo quasi. Con questo problemi tecnici io allontano i stupidi che sentono rumori se ne vanno. Passiamo a quest'ultima parte che mi ero scordato di aggiungere. Mettendo Oddfellows Italia, esce questo sito qua. C'è questo cavaliere che dimostrano sempre che infilza il dragone. Queste sono cose che ancora dobbiamo capire perché i rettili fanno questa roba qua. Io non ho idea. Questo che sarà Re Giorgio, San Giorgio, non so che cazzo. Comunque sia. E Oddfellows Italia. Andiamo nelle loro cose qua. Vediamo se sta registrando. Intanto stanno promuovendo un libro qua di Alessandro Bertirotti, Noi gli altri il mondo, capito? Comunismo, la parola magica, eh sì. E qui c'è una nel paese di non so c'era una famosissima scuola di maghi, tra gli allievi maghi uno Sitri si serviva delle magie per far dispetti agli abitanti del villaggio. Era un rettile, capito? Pensava ad una birichinata e poi con la parola magica Rirarò rendeva reali gli scherzi. Capito? Con la TV rendeva reali gli scherzi. Rirareu e la gallina non c'è più. Non faceva più uova. Rirareu e dal rubinetto non veniva più il gas. Non usciva più acqua. Queste sono le cose che mettevano qua nel loro sito qua. Poi, roba per piccoli rettili. Ok? È più facile vedere ciò che vogliamo vedere piuttosto che cercare la verità. Loro te lo scrivono in faccia perché sanno che noi siamo stupidi. Questo è vero. Infatti loro non sono stupidi. Il problema è il bestiame che è qua sotto. Ci sono uomini che usano le parole all'unico scopo di nascondere i loro pensieri, che sono loro, ovviamente. Ah, in fondo non sono gli anni da dove sono, cazzate. Sono amanti del Bergoglio, ovviamente. Qui c'è un gruppo loro, se volete vi unite, però non lo so. L'umiltà salva l'uomo, la superbia gli fa perdere la strada, l'ha detto Papa Francesco, che loro amano tanto. L'ignorante parla a vanvera, l'intelligente parla al momento opportuno, il saggio parla se interpellato, il fesso parla sempre. Ora, l'ignorante parla a vanvera, e vabbè. Poi l'intelligente parla al momento opportuno. Poi il saggio parla se interpellato. Cioè, se qualcuno dall'alto gli dice parla, voglio il tuo pensiero, e questo lo dice, diciamo. Però, cioè, se tu hai il culo che brucia, diciamo, dovresti urlare altro che parlare, diciamo. Cioè, fa molto. Cioè, anche nei detti che usano c'è della gerarchia. Allora, la presunzione è l'arma di autodistruzione. Capito? Abbassa la cresta. Pensa per l'umanità e non essere individualista. Il rumore di un bacio non è così forte come quello del cannone, ma il suo eco dura molto più a lungo. Ah, sono anche dolci, ragazzi. Ai ai ai. Sti odd fellows. Non basta essere su una buona strada. Se infatti ve ne starete seduti ai margini, non vi porterà mai alla meta. Ai 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 ai. Imparo, imparo, imparo. Una ferita di freccia si cicatrizza. Una pianta stroncata dalle scurie rifiorisce. Ma la ferita di una mala parola non si rimargina. Ai 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 ai. Cioè,
C'è una porta da cui può entrare la buona o la cattiva sorte, ma di quella porta sei tu che tieni la chiave in mano. Ah, tu puoi tutto, pecora. Ciò che cresce lentamente e mette radici profonde. Alla fine solo tre cose contano: quanto hai amato, come gentilmente hai vissuto e con quanta grazia hai lasciato andare cose non destinate a te. Hai capito? Stiamo imparando? Quando hai fretta, cammina lentamente. Se vuoi cambiare il mondo, devi iniziare dal tuo paese. Se vuoi cambiare il tuo paese, devi iniziare dal tuo villaggio. Se vuoi cambiare il tuo villaggio, devi iniziare dalla tua casa. Se vuoi cambiare la tua casa, devi iniziare da te stesso. Beh, tutta questa roba a me, secondo me. Ecco, fino a qui è tutta roba che non mi riguarda, secondo me. Forse fino a qui è ok, cioè avere fino al villaggio, ma oltre quello è deumanizzante, è rettilizzante. Leggere danneggia seriamente la tua ignoranza. Dipende cosa leggi. non ce l'hai aggiunto quella, eh. Davanti a noi ci sono cose migliori di quelle che ci siamo lasciati alle spalle. Pensa positivo, schiavo. Le cicatrici ci ricordano dove siamo stati. Non ci impongono dove andare. Voi cosa ne pensate? Insomma, abbiamo imparato tante cose. Però la cosa che mi ha incuriosito è che, in breve, Associazione Culturale San Giorgio, se tu metti Associazione Culturale San Giorgio, esce fuori questo famosissimo sito per noi complottisti, il mitico sito Centro Culturale San Giorgio, no? È il mitico, cioè parla di occultismo, di tutta questa roba, musica satanica, eccetera, eccetera, cioè, bellissimo, no? Come mai Oddfellow lo linkano? Come mai? Andiamo a vedere bene, ragazzi. Andiamo a vedere bene. Forse loro vogliono che noi ci impuntiamo con i massoni oppure con gli ebrei. Perché così invece di vedere che il problema siamo noi stessi, ce la prendiamo con questi qua. Con questa gente qua. Buongiorno, mi chiamo Jacob Rothschild. La mia famiglia possiede. Dai, incazzati! C'ho anche la faccia brutta, guarda! Incazzati! Conosci il tuo nemico! Tutti questi sono ebrei! Te comandano il mondo! Grazie alla pega, questo non te lo dicono, però. Ecco, questo qua è il premio Nobel, appena fresco fresco. Ecco. Ben Shalom Bernanke. Ai, non me lo fa spostare. Ah. Premio Nobel. Sono tutte cose da che ci fanno pensare. Forse a Paola anche la controinformazione è tutta nelle mani del sistema e ci porta da nessuna parte. Infatti giriamo a vuoto. Giriamo proprio a vuoto. Nota sull'antisemitismo. Qui praticamente non so se si apre adesso. Sì, è questo qua perché non c'ho più internet. Lo spirito, loro dicono. Ma la massoneria, cioè, che in realtà insomma è fatta di non solo di ebrei. Ma lo spirito della massoneria è lo spirito dell'ebraismo. Ma che cazzo dici? Le sue credenze più fondamentali sono le sue idee, è il suo linguaggio, è quasi la sua organizzazione. La speranza che sostiene e fortifica la massoneria è quella che illumina e irrobustisce Israele. Vai, Gianluca, o come cazzo ti chiami? Eccitati! Sei quasi venuto, immagino. Guarda, cioè, la stella. Sopra il pendaglio massonico sormonta da una stella di Davide appartenente al Gran Maestro. Tra le squadre che passa appare l'Efod, o pettorale del giudizio. Un paramento che indossava il sommo sacerdote dell'antica religione mosaica su prescrizione divina. Ai ai ai, povera pecora. Che non vai da nessuna parte perché il tuo environment
tutto quello che vedi, tu che sei informato, informato come un quadrato, tu ti informi dal nemico, purtroppo, pecora, e quindi per questo non si va da nessuna parte. Anzi, sei funzionale al sistema con le cazzate che fai, pensando di essere contro il sistema. Ok, io and the fucking Odd Fellows salutio. Questo è stato un addendum. Ciao.